La mia disavventura è cominciata all'incirca quando avevo 11-12 anni. Si è presentata come una semplice acne giovanile, quindi semplice pustole, normalissime. E inizialmente è stata sottovalutata pensando che col tempo, che con lo sviluppo si risolvesse. In realtà poi è peggiorata, nessuna delle cure andava a buon fine, fino a che non ho scoperto la possibilità della cura via laser e ho interpellato questo centro che mi ha portato ad avere una bruttissima esperienza perché ha peggiorato l'acne notevolmente, trasformandola da semplice acne giovanile a un'acne cistica, che è un'acne con delle grosse pustole sul viso doloranti e che mi ha portato a un bruttissimo disagio sia dal punto di vista fisico e poi psicologico sicuramente. Io non riuscivo a dormire, dovevo girare con le bende perché avevo delle grossissime lesioni sul viso e quindi la mia vita era diventata impossibile. Giravo, le dico, con le bende, andavo a scuola con le bende circa da qui a qui, quindi tutta la guancia, quindi non un piccolo punto della faccia. E io ringrazio il nostro dermatologo plastico Ivano Luppino che è venuto a trovarci, è il medico che ha curato Annalisa, ma Annalisa è qui con noi, vieni Annalisa! Benvenuta, ciao, prego, ti siedi vicino al dottore così ti senti a casa, però mi raccomando, noi siamo qui per raccontare delle storie belle, delle storie di persone come te che sanno meglio. Come stai adesso? Adesso dal punto di vista dell'acne, come si può vedere, sicuramente meglio. È stata per me un'esperienza fantastica perché mi ha liberato da un problema che davvero gravava sul mio stato che già era abbastanza grave, quindi per me è stato il paradiso. Annalisa, tu hai detto che all'inizio ti sembrava quasi che il tuo problema venisse sottovalutato. In che senso? Nel senso che molto spesso ai giovani capita, comunque i furuncoli, l'acne può apparire nei giovani e si dice sempre va via col tempo, stai tranquilla con lo sviluppo, ma la situazione peggiorava e questo peggioramento, se fosse stato preso più in tempo, secondo me avrebbe creato meno lesioni. Ecco, ma psicologicamente, quando ti vedevi allo specchio e ti sembrava che l'acne fosse particolarmente evidente, questo ti ha creato dei problemi in rapporti con i tuoi coetanei andando a scuola oppure era una cosa che riuscivi a gestire? Sicuramente ha creato delle grandi difficoltà perché io uscivo ma molto truccata, quindi cercavo in tutti i modi di mascherare l'acne portando sempre i capelli coperti sul viso, quindi coprendo il viso, coprendomi con molto trucco, e i rapporti con i miei amici erano cambiati perché avevo sempre paura che fissassero il mio viso e l'acne e non me. E quindi, come ho detto, anche per molto tempo non sono più uscita di casa anche per via dell'acne. Ecco, professor Luppino, le capita spesso che ci siano dei ragazzi che vivono l'acne come un problema non soltanto estetico, diciamo, ma come un problema che diventa poi un blocco psicologico nel rapporto con gli altri? Beh, il risultato che avete visto su Annalisa esplica proprio questo concetto. Il curare il paziente dal punto di vista patologico non basta, soprattutto per una condizione come quella dell'acne, che è da considerare quasi sempre presente negli adolescenti. Se si valuta il paziente dal punto di vista paziente e non dal punto di vista umano, si corre un grave rischio. La mancata partecipazione tra medico e paziente, l'interlocuzione continua, è fondamentale nella guarigione poi di questi pazienti, che come vedete possono avere dei bellissimi risultati. Ecco, adesso il tuo viso, Annalisa, mi sembra praticamente perfetto. Per quanto riguarda invece l'anoressia, come stai? E per quanto riguarda l'anoressia è un percorso lungo dal punto di vista psicologico. Fisicamente, indubbiamente si vede che sto meglio, merito soprattutto di tanta palestra e di cure mediche, ma dal punto di vista psicologico il percorso è ancora molto lungo. Ma io devo dire grazie al dottor Luppino perché mi ha aiutato veramente tanto, soprattutto dal punto di vista umano, anche per questo problema. Quindi è stato dermatologo e psicologo.